Problema numero 1, mattone fermo appoggiato su un piano orizzontale. Coefficiente d'attrito statico e dinamico 0,65 e 0,55, giustamente l'attrito dinamico ha un coefficiente un po' più basso di quello statico. Mattone tirato a destra con una certa forza, ma continua a restare fermo perché trattenuto dall'attrito si sblocca solo quando il dinamometro, cioè la forza, supera gli 8 N. Prima domanda, quanto pesa il mattone e qual è la sua massa? Questa è l'analisi delle forze, sono quattro forze. Una è la forza che fa il dinamometro, 8 N, l'altra la forza d'attrito che come sempre si oppone allo spostamento che cerca di fare l'oggetto, cerca di spostarsi a destra, quindi la forza d'attrito nasce verso sinistra. L'attrito si oppone sempre al movimento degli oggetti, quindi è sempre contrario, al movimento, come gli studenti che cercano sempre di ostacolare il lavoro dell'insegnante. Poi ci sono altre due forze, sono il peso, cioè la forza di gravità con cui la Terra tira il blocco verso il basso, e la forza vincolare del piano che non vuole farsi sfondare e quindi reagisce, al tentativo di sfondamento, quindi alla forza normale, con la forza vincolare. In questo caso la forza normale è uguale alla forza peso, non è sempre così, lo è in questo caso, la forza normale invece è sempre la forza che schiaccia e preme l'oggetto contro il piano. In questo caso la forza che preme l'oggetto contro il piano è uguale alla forza peso, cioè è la forza peso. Questa figura è fatta nel momento del distacco, cioè nel momento in cui la forza diventa quella giusta, quella minima forza giusta che serve a far muovere il mattone, 8 N. Si chiama quindi forza di distacco o forza di primo distacco e in questo momento l'attrito ha raggiunto il massimo possibile della forza che può fare, cioè sta dando il massimo. La forza d'attrito statica massima, infatti, vale 8 N, vale sempre quanto la forza di distacco. È scritto anche qua, l'attrito è costretto a dare il massimo, 8 N. Noi però sappiamo che l'attrito statico massimo è dato da questa formula, coefficiente d'attrito statico per la forza normale. Quindi, sapendo che questa forza vale 8 N, possiamo calcolare la forza normale con la formula inversa, 8 N diviso il coefficiente d'attrito statico che è 0,65, quindi la forza normale è 12,3 newton. Abbiamo detto prima che la forza normale è uguale, coincide in questo caso con la forza peso, quindi la forza peso è 12,3 newton e questa è la risposta, la prima risposta alla richiesta, cioè quanto pesa il blocco? Pesa 12,3 newton. Qual è la sua massa? Siccome sappiamo che la forza peso si calcola m per g, allora, formula inversa, ricaviamo la massa, 12,3 N diviso g, l'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre. E il risultato fa circa 1,3 kg, con due cifre significative perché i dati hanno tutti due cifre. Kilogrammi viene fuori perché Newton diviso metri al secondo quadrato, ma Newton è chilogrammi per metro al secondo quadrato, quindi metro diviso secondo quadrato. Al numeratore e al denominatore si semplificano e rimane chilogrammi. Seconda domanda, disegna in scala facendo corrispondere un newton a un millimetro tutte le forze applicate sul mattone quando il dinamometro segna 5 newton e poi stessa domanda quando il dinamometro segna 12 newton. Allora, perché queste due domande? Perché 5 newton è meno della forza di distacco, 12 newton invece è maggiore della forza di distacco. Quindi, quando la forza che tira il blocco è minore della forza di distacco, l'attrito può risparmiarsi, come fanno gli studenti, e quindi non è costretto a dare il massimo. Infatti, io qua non ho scritto forza di attrito statico massima, ho scritto soltanto forza di attrito statico, perché l'attrito, come gli studenti, fa sempre il minimo indispensabile che serve per tenere fermo il blocco, siccome in questo caso bastano 5 newton per contrastare la forza esterna da 5 newton, l'attrito fa solo 5 newton. Poi rimangono le altre due forze che sono uguali a prima, la forza vincolare, la forza peso, forza normale. Questo non è in scala, però andrebbe disegnato in scala, disegnando queste frecce lunghe 5 mm, queste due, e queste altre invece lunghe 12,3 mm. 12,3 newton. Poi l'ultima domanda,
dice cosa accade quando la forza esterna raggiunge i 12 newton, cioè supera la forza di distacco. Allora in questo caso il mattone si muove e siccome si muove l'attrito cambia, diventa attrito dinamico, perciò va ricalcolato l'attrito dinamico con la formula che è uguale a quella dell'attrito statico, ma c'è una differenza, c'è il coefficiente d'attrito dinamico che è sempre leggermente minore di quello statico, infatti è 0,55, prima era 0,65, per la forza normale che abbiamo calcolato prima, eccola, e quindi l'attrito è un po' ridotto rispetto a prima, è 6,8 newton, quindi l'attrito poteva arrivare fino a 8 newton in condizioni statiche, cioè quando l'oggetto sta fermo, ma quando l'oggetto si muove, come è questo caso qui, allora l'attrito cala, cala in quanto l'attrito dinamico è sempre un po' più debole dell'attrito statico. L'attrito cala in questo caso a 6,8 newton, quindi le forze sono 12 newton, 6,8 newton e poi le stesse due di prima da 12,3 newton sopra e sotto. Notiamo anche che la forza d'attrito dinamico non ha senso scrivere max, perché la forza d'attrito dinamico è sempre quel valore lì, cioè mentre l'oggetto si muove non cambia valore. È diverso dall'attrito statico che invece può assumere tutto un range di valori, quindi non un valore solo, come l'attrito dinamico in questo caso, che può essere soltanto questo valore 6,8 newton. Invece l'attrito statico può assumere valori che vanno da 0 fino a un massimo di 8 newton, in base a quanto è intensa la forza che tira il blocco. Per esempio qui tiravamo con 5 newton, l'attrito ne fa solo 5. L'attrito può arrivare fino a 8, da 0 fino a 8. Però superati questi 8 newton, cioè se noi tiriamo con più di 8 newton, l'attrito cambia e diventa da statico diventa un attrito dinamico e il suo valore non è più variabile in un range, ma assume un valore fisso, cioè un valore costante durante il movimento. Questo valore costante in questo esercizio vale 6,8 newton.